I quadranti del cash flow cosa sono, quanto sono importanti e come ci rappresentano e soprattutto come siamo rappresentati noi all'interno dei stessi quadranti. Tutto questo subito dopo la nostra sigla! È tutto! Al solito siamo Mirko e Gloria e questa è la famiglia animalista. Se vi piacciono i nostri video, soprattutto adesso che li abbiamo un po' modificati nel modo di farli, cliccate qua sotto sul tasto iscriviti e attivate la campanellina delle notifiche, così potete essere sempre aggiornati sulle nostre ultime novità. Cliccate mi piace al video e condividetelo con i vostri amicetti. Vi rubiamo solo questi pochi secondi per dirvelo. Vi aspettiamo anche sul nostro blog barra shop sui social, dove vi pare, noi siamo ovunque e vi rispondiamo sempre e vi aspettiamo a braccia aperte perché ci piace parlare con voi e soprattutto ci piace darvi delle info importanti riguardo quello che proviamo noi sulla nostra pelle, come si suol dire. Esatto. Quindi oggi parleremo, sempre per la saga sulla libertà finanziaria, dopo aver visto cosa sono attivi e passivi, parleremo dei quadranti del cash flow. Quadranti del cash flow che trovate sul libro di Robert Kiyosaki, I quadranti del cash flow si chiama proprio, e ne accenna comunque prima su Padre Ricco, Padre Povero. E andiamo ad approfondire cosa sono questi quadranti, cioè ovvero come si qualificano le persone all'interno di questi quadranti, in base a che cosa e come, va, come si può migrare, diciamo così, e qual è l'obiettivo da raggiungere in questi quadranti. Prima di, ovviamente, di approfondire i quadranti del cash flow, dovete capire cosa sono attivi e passivi. Se ancora non l'avete fatto, riguardatevi il video precedente, ma soprattutto riguardatevi tutta la saga sulla libertà finanziaria. Siamo arrivati all'ottavo video, quindi mi raccomando, approfondite e poi raggiungeteci, mettete in pausa qua e poi ci rivediamo più avanti. E per i quadranti del cash flow non è necessaria un'istruzione scolastica, perché no, non si basa sul tuo titolo di studio, non si basa su tanti piccoli fattori come funziona a scuola effettivamente, ma serve un'istruzione finanziaria. Pregando il nostro protettore, finalmente sembra che vogliano inserirla a scuola, questa educazione finanziaria, ma non è quella che comunque al momento forniscono nelle scuole italiane, è quella che ci facciamo da soli, informandoci, formandoci, come abbiamo detto nel video precedente, investendo in corsi, in formazione professionale, personale, tutto quanto. Quindi l'educazione finanziaria, anche quella che ci lasciano i genitori, i nonni, eccetera eccetera, è diversa dall'istruzione economia aziendale che fanno a scuola, all'università, eccetera eccetera. Quindi andiamo a vedere cosa sono e quali sono i quadranti del cash flow. La suddivisione di questi quadranti, scusate, di questi quadranti è in base ai metodi di guadagno per categorie. Ogni singola categoria ha i suoi approcci al reddito e alla libertà finanziaria, quindi in ogni singola categoria andremo a vedere diversamente come funziona. Sono, lo anticipo, sono quattro, e soprattutto è difficile da modificare quel pensiero riguardo il reddito e libertà finanziaria, perché se si nasce tondi non si può morire quadrati, si dice. Però si può cambiare, dai. Serve impegno, difficile da realizzare questa cosa, ma si può fare. Molto spesso poi capita pure che si confondano e si pensi che passando da uno all'altro, sempre in una determinata zona dei quadranti, cambi la vita. No, non è così, adesso lo andiamo ad analizzare. Le quattro categorie sono dipendente, lavoratore autonomo, titolare di impresa e investitore. Scusate, ci sono grosse differenze tra i quattro, ma soprattutto ci sono grosse differenze tra quelli a sinistra e quelli a destra dei quadranti. In sovraimpressione state vedendo come sono divisi questi quattro quadranti. È una rappresentazione molto semplice, una croce, un piano cartesiano, chiamatelo come volete, in cui sono inseriti questi quattro queste quattro categorie nei quadranti. Partiamo dalla base, da quella che forse riguarda un po' più di persone, ovvero il quadrante D, quadrante dipendente. Chi è il dipendente? Cioè colui che forse è il quadrante più comune in assoluto, insieme al prossimo, quello che è autonomo, e si trova di solito nella rappresentazione in alto a sinistra.
In alto a sinistra, il dipendente, ovviamente, lo dice la parola stessa, dipende, no? Dipende da un datore di lavoro, lavora per un qualcuno che alla, è uno scambio reciproco, io ti do il lavoro, le mie ore, la mia professionalità e tu mi dai uno stipendio, quindi questo è il dipendente, come poi più o meno conoscete tutti. Credono, e questo soprattutto in Italia, fermamente. Come che cosa lo vuole? Il posto fisso! Alla sicurezza del posto fisso, che forse era un discorso che poteva andare bene qualche anno fa. Negli anni 80-90 forse ci stava. Esatto, adesso il posto fisso non è più quello di prima. Sì, per carità, avercelo è meglio che avere un contratto che scade domani, indubbiamente. Ma non possiamo fuori di dubbio fare affidamento su un lavoro da dipendente. Perché? Perché il lavoro da dipendente può essere che domani ti mettono in cassa integrazione, vediamo quello che è successo anni fa col Covid, con l'Alitalia, può essere che ti licenziano domani, può essere che cambiano mansione e ti abbassano lo stipendio perché cambiano le politiche aziendali e qualsiasi. Quindi fare affidamento sul posto fisso, sul lavoro da dipendente, non è proprio la cosa migliore. C'è un poca flessibilità perché lo stipendio, il range è quello in fin dei conti, quindi si cambia effettivamente poco. Quando hai, che ne so, inizi con €800 perché fai part time, poi passano full time, arrivi a prendere 1200, poi passato qualche anno arrivi a 1350, ma poi è finita lì. Diciamo che ci sono pochi scatti di anzianità, specialmente in Italia. No, più che altro anche gli scatti ti danno anche, ma €25 di scatto di anzianità ogni 3 anni credo che sia poco, e soprattutto non c'è una rivalutazione giusta, non è adeguato allo stile di vita che cresce, cambia, eccetera, eccetera, e gli stipendi rimangono sempre quelli. Oltretutto c'è di solito, soprattutto sempre in Italia, non sappiamo perché questa cosa, però sicuramente anche in altre parti del mondo alzo le mani, poca possibilità di crescita, cioè molto spesso capita che le persone che entrano in un'azienda come magazziniere poi massimo possono arrivare a fare il cassiere o scaffalista, ma è difficile, sono pochi gli eletti, diciamo, che arrivano da direttori. Esatto, a prescindere dall'istruzione che hanno, ma entri con quello, muori con quello. Questa è la sintesi che ci sentiamo di dire. Andiamo velocemente sui quadranti questi qua, perché comunque sono quelli più comuni, conoscete tutto quello che è, soprattutto sono quelli che ci interessano meno. E tende a vivere al di sopra delle sue possibilità e degli standard che potrebbe avere, perché vuole, no? Perché vuole apparire di più, esatto. vuole sembrare più ricco di quello che è effettivamente, e va a fare finanziamenti. Io però per esempio conosco tante persone che sono dipendenti che fanno sempre finanziamenti in esatto, ci sta, è quello che fa, perché per apparire di più devi spendere di più e quei soldi tu non li hai effettivamente, quindi no, che li spendi, esatto, e soprattutto non ha mai quel gruzzolo da parte per poter dire ok, posso permettermi di investire in questo, posso permettermi di fare quello. E ovviamente questi sono tutti i pensieri nostri, esatto, basati sulle nostre esperienze, sia chiaro, ma c'è sicuramente chi fa meglio di così. E ovviamente in caso di problematiche, perché c'ha pochi soldi, non arriva a fine mese, si tende, quando sei nel quadrante D, a dare la colpa allo Stato, alle tasse, a chi è più ricco di te, perché se mangiano tutto, perché il governo... Quindi questo di solito... È molto comune. È una cosa comunissima, dare colpa agli altri, e l'atto più facile della mente umana è dare la colpa a qualcun altro. Dare la colpa a se stessi, esatto, perché comunque il essere di può starci. Se tu vuoi far vivere tutta la vita come dipendente, nessuno ti dice di no, ma poi nel momento in cui hai difficoltà perché hai speso più di quello che dovevi, di sicuro non è la colpa dello Stato, delle tasse o dei ricchi. Sicuramente influiscono, ma non è totalmente colpa loro. Questo è più o meno il quadro del dipendente. Il quadro che si dipinge intorno al quadrante A, ovvero il lavoratore autonomo o autonomo semplicemente, che in questo momento sono anche io autonomo, anche se stiamo sviluppando un qualcosa per poter crescere e cambiare i quadranti, perché è un piccolo spoiler, si può cambiare quadrante, soprattutto si può passare da sinistra a destra e vedrete che la vostra vita migliora. Serve sempre la mentalità giusta per poterlo fare. Esatto. E oltre, puoi anche rimanere intanto dipendente o autonomo, cambiare mentalità e lavorare per migrare verso vidi migliori. L'autonomo è sempre a sinistra dello schema, è in basso, a sinistra, lavora per se stesso, quindi non ha più un dipendente, è un datore di lavoro sopra lui, ma è lui stesso il suo datore di lavoro. Però
lui pensa o vorrebbe essere T, ma non ha le capacità, non delega, non investe, non si forma, soprattutto lavora da solo, fa tutto da solo, non ha tempo per fare nient'altro, quindi non può neanche migliorare perché non ha tempo. Quindi lui vorrebbe essere T, un titolare d'impresa, altro piccolo spoiler, ma si ritrova a essere A, in cui spende tempo, soldi e qualsiasi tipo di risorsa nel suo lavoro perché fa tutto da solo, non riesce a investire, non riesce a formarsi. Non riesce nemmeno a delegare. Non riesce, no? L'autonomo non delega mai, perché altrimenti sarebbe titolare d'impresa. L'autonomo dice, se io non ci sto, va tutto a rotoli. Questo in un dato periodo l'ho pensato anche io. Se non ci sto io, non si va avanti. Poi sono scoppiato e ho capito che bisogna anche delegare. Magari faranno i tuoi collaboratori interni, esterni, familiari, non familiari, faranno meno, faranno un po' diverso, peggio di quello che fai tu, faranno diverso, faranno meglio pure, perché faranno pure meglio. Ma devi imparare a delegare, perché così tu hai più tempo per migliorare te stesso, per investire, per fare qualsiasi cosa, e ti avvicini mano a mano a essere nel quadrante T. Puoi fare anche più cose, no? Esatto, puoi, cioè, puoi ampliare i tuoi business. Io faccio una cosa, tu ne fai un'altra, per esempio. Puoi ampliare i tuoi business, puoi dedicarti alla cosa A mentre lei si dedica alla cosa B, eccetera, eccetera. Non riesce però mentalmente, non ha quello switch, a fare quel passo in più che lo renderebbe sulla buona strada, quantomeno per raggiungere la libertà finanziaria, quindi per raggiungere i quadranti T e I, sono quelli più importanti e ci interessano di più, diciamo, la ciccia vera sta là dentro. Se fallisce, perché capita purtroppo al lavoratore autonomo di fallire, di sbagliare più volte, ma non impara dal suo errore e accusa ovviamente sempre, torniamo agli altri, di solito o la concorrenza in questo caso, o sempre lo Stato e le tasse, perché sono tantissime, oppure il riccone di turno che gli voleva dare due spicci per la sua startup quando valeva molto di... No, non funziona proprio così, vabbè, a volte dovremmo scendere a compromessi e questo è importante anche a livello di mentalità, capire quando è il momento di fare una cosa X. Molto spesso sembrano ricchi, almeno all'apparenza, ma effettivamente possiedono soltanto cose per ostentare, quindi l'autonomo c'ha il BMW, c'ha il Mercedes, c'ha la casetta in campagna, in collina, con tutto il bel giardino, ma effettivamente possiede solo quello, non ha ricchezza, è una ricchezza momentanea che nel momento in cui fallisce, perché purtroppo può succedere, non oggi, tra un mese, tra un anno, fallisci, cade il lavoro, qualsiasi cosa... Hai dato la colpa allo Stato, poi vai a chiedere gli aiutini, ma quegli aiutini che lo Stato ti può garantire non sono sufficienti a integrare il tuo stile di vita, ecco là che non hai più nulla. Perché quindi è importante uscire dai quadranti D e A e passare ai quadranti T e I, perché sono quelli che ti garantiscono la libertà, T e I, la libertà finanziaria, cioè vivere meglio innanzitutto, vivere più liberi e avere mano a mano poi la possibilità di raggiungere la libertà finanziaria, appunto. Quadrante T, il titolare di impresa, la ciccia, la prima ciccia, è quello che è il primo quadrante a destra dello schema. Erano degli autonomi probabilmente e hanno imparato a delegare, quindi degli autonomi che si sono mano a mano trasformati, quindi hanno i collaboratori, hanno dei collaboratori oppure comprano tra virgolette dei servizi esterni, che non sempre è una spesa, a volte è un guadagno avere dei collaboratori esterni, che è un servizio che compri, come so, il social media manager mi viene da pensare al volo, la prima cosa che mi viene in mente, tu dici ma quello che è il social media manager, sì, però probabilmente quel tempo che lui non investe in gestione social, pubblicazione dei post, pubblicazione di YouTube, che cosa succede? Lì lo investe in qualcos'altro, avrà pagato 500 euro al mese, 1000 euro al mese il social media manager, ma al contempo lui guadagna 2000 euro grazie al social media manager, quindi c'è un ritorno, ha imparato a delegare, ha imparato a diversificare il suo lavoro e impegnarsi in una determinata cosa e delegare a qualcun altro ciò che loro magari sono sì capaci di farlo, ma c'è chi lo sa fare anche meglio e impara, e nel frattempo anche lui. Molto spesso poi capita che non lavorino proprio questi titolari di impresa. Prendiamo le più grandi imprese italiane, a Ferrero ad esempio, per citarne una soltanto, non è discriminazione verso reale, ma la Ferrero è un esempio che mi viene così lampante. Il proprietario della Ferrero, il titolare di impresa della Ferrero, probabilmente, a parte che ha diverse imprese, non solo la Ferrero, ma non lavora
o comunque se lavora, diciamo, mettiamo che non lavora comunque, fa presenza comunque, cerca di spronare i suoi dipendenti a fare sempre meglio, eccetera, eccetera. Gestiscono degli imperi, come appunto la Ferrero, che sono però stati costruiti, magari non da loro, ma nel passato, da zero, con grandi capacità. Queste grandi capacità poi però non è che cambiando di mano muoiono gli imperi, perché la capacità è anche portare avanti questi imperi costruiti da zero. Sì. Generano costantemente attivi, quindi non sono arrivati a togliere i passivi, non toglierli totalmente, avere comunque dei passivi, ma avere anche degli attivi importanti che generano un cash flow positivo. E quindi rivedete il video precedente se non l'avete fatto. Hanno fallito probabilmente nella loro vita non una, non due, non tre volte, ma quattro, ma sono ripartiti. Succede, certo, Berlusconi, pace all'anima sua, e non è che è diventato Berlusconi da subito. Berlusconi ha iniziato da piccolo, avrà fallito, ha fatto le sue cose, non entro nel merito di quello che ha fatto Berlusconi, e però poi è diventato il Berlusca che conosciamo, è arrivato al Presidente del Consiglio. Cioè, parliamone, non dobbiamo arrivare a quello anche noi, ovviamente, non dobbiamo usare magari mezzucci perché sarebbe inutile, però switchare la mentalità e anche se fallisco riparto, succede. Per prendere Robert Kiyosaki, che ha scritto sempre Padre ricco, padre povero, Quadranti del cash e altri migliaia di libri, lui è a un certo punto ha fallito, si è ritrovato con la moglie a vivere in macchina. Da lì si è ricostruito e adesso ha un impero veramente imponente. Per fare questo si circondano di persone capaci per farsi aiutare, ma anche per imparare da loro, perché non è soltanto circondarsi di persone capaci, ma è anche saperne anche tu, e confrontarsi con queste persone aiuta a crescere. Anche a prendere, no? È un investimento che fai a tutti gli effetti, come altri investimenti. Quindi assumere Gloria è bravissima con i social media, con i social media. Assumo Gloria, ma io comunque di social media ne so qualcosa, facciamo i famosi brainstorming, come si usa dire adesso, e io apprendo da Gloria, ad esempio, li pago, perché li pago anche abbastanza, poi quando arriverà il momento in cui riuscirai a farlo, ma io continuo ad apprendere perché ne so tanto quanto loro, ma loro ne sanno più di me, sono più bravi di me, e mi circondo di queste persone, perché ricordatevi anche che sei le 5 persone che frequenti di più. È verissimo. Quindi, prima di passare all'ultimo capitolo, mi raccomando, cliccate il tastino mi piace, condividetelo con i vostri amicetti questo video, perché è importantissimo. Se non l'avete letto, leggete di Padre Ricco, Padre Povero e i Quadranti del Cashflow, che sono le due principali letture consigliate. Poi ce ne sono svariate miliardi di libri sull'argomento, e tutti validi, ovviamente. Se vi manca qualcosa, non siamo stati chiari su qualcosa, scrivetecelo nei commenti, scriveteci sui social o per mail, come volete, su WhatsApp, dove volete, noi siamo sempre qua, aspettiamo. E adesso andiamo a affrontare l'ultimo quadrante, il quadrante I, l'investitore. Il quadrante I, l'investitore, è legato innanzitutto al titolare d'impresa, probabilmente, perché nasce il titolare d'impresa, è difficile arrivare da D o A verso direttamente I, si può fare, però è un po' più complicato, ci sono dei livelli poi di conseguenza, ma è più facile una volta arrivato a T, generando attivi come T, passi a essere anche I, quindi probabilmente sei sia T che I. Perché? Perché può essere un investitore anche un titolare d'impresa. Ho la mia impresa, poi intanto vedo una startup, mi piace giocare con le aziende startup, mi compro quella startup e investo in quella startup e la porto a crescita, e quella è un attivo, una rendita passiva. Cioè, rendita passiva non significa passivo, ma significa attivo. Vabbè, è complicato, non ve lo spiego, lo spiego la prossima volta. Quindi T e I possono, tra virgolette, convivere come quadranti, sono i più importanti, e soprattutto fanno, cosa fanno lì? Che cosa fa? La cosa principale che fa con i soldi? Beh, fa lavorare il denaro per lui, no? Che cosa significa far lavorare il denaro per lui? Nel senso che comunque lui non c'è fisicamente, però i soldi, diciamo, vanno avanti, no, lavorano. Sì, i soldi lavorano per te, nel senso che io ho un dollaro, quel dollaro è come se fosse un dipendente. Esatto, fa due per esempio, da uno poi diventa due. E quindi li investo per poterli moltiplicare, tra virgolette. Mm-hmm. Non sono io che lavoro per il denaro. No.
che lavorare per il denaro significa essere dipendente a quel punto. Esatto. Quindi io faccio lavorare i miei soldi, investo in attività, qualsiasi cosa, in criptovalute, in immobili, in quello che volete. Esistono vari livelli di investitori, dallo 0 al 5, che questo però non, non ci mettiamo a spiegarvelo qua perché sennò finiamo tra un paio d'anni. E vi invitiamo a leggere il libro dei quadranti del cash flow, e in particolare leggetelo tutto, ma il quadrante dell'investitore. E i principali investimenti che si possono fare, come abbiamo detto, sono azioni, immobili, imprese, criptovalute, quello che volete, quello che vi piace di più pensare, e è facile comunque arrivarci a questo quadrante. L'importante sempre è switchare la mentalità, fare tanta formazione, perché anche solo per investire 10 euro in azioni per farle rendere serve tanta formazione, e dovete capire che è importante investire in se stessi prima di investire in azioni, ad esempio in immobili o in imprese. Diciamo che questo è il livello master dei quadranti, quello che un po' si ambisce un po' a tutti. Anche noi desidereremmo un giorno essere investitori, ma sappiamo che non è domani che raggiungeremo il livello master di questi quadranti. Anche perché uno deve anche formarsi, no? Esatto, prima cose. Da autonomi e dipendenti magari vogliamo passare a T, che è la strada un po' più semplice, e nel frattempo puoi studiare per poter essere anche degli I. È difficile, cioè è facile, ma è difficile arrivarci perché ci vuole tempo, questo più che altro è la sintesi, diciamo. E sappiate però che vi garantisce la libertà finanziaria, perché arrivati a essere I già avete un capitale importante che avete risparmiato, quindi siete partiti dal primo video, assumersi la responsabilità per raggiungere la libertà finanziaria, avete un capitale da poter investire tale che vi dà un cash flow mensile, diciamo importante, mettiamola così, che con impegno, istruzione finanziaria e non quella di scuola e forza di volontà ci possiamo arrivare. Esatto, non è difficile. Quello che vi invitiamo a fare, scrivetecelo anche nei commenti, ve lo lasceremo anche noi, è inquadrarsi nel giusto quadrante. Inquadrarsi nel giusto quadrante non è facile, perché molto spesso ci sopravvalutiamo. Che cosa capita? Io sono un autonomo, però dico no, io sono nel T, non funziona proprio così. No. Analizzate bene quelli che sono quadranti, analizzate bene la situazione attuale vostra, realmente però quello che è effettivamente, perché se siete dipendenti non potete essere titolari di impresa. Beh, potete anche esserlo tutte e due, ma sicuramente se sei titolare di impresa non fai anche il dipendente. Potresti essere autonomo e dipendente, ma sempre a sinistra sei. Comunque analizzatelo per bene e capite in che quadrante siete. Poi comprendere che siamo, appunto, come diceva prima Mirko, con le 5 persone che frequentiamo di più, e quindi poi dobbiamo scriverle con relativo quadrante. Che ne so, frequento 5 persone che sono 2 Mirko autonomo, Gloria dipendente, Giovanni titolare di impresa, quella, e capire quali sono queste persone e quali quadranti sono, perché noi siamo le 5 persone che frequentiamo di più. Cioè, non toglie che dovete eliminare i parenti nel frattempo. No, però magari andare a cercare altre persone del quadrante che volete raggiungere aiuta, perché comunque potete chiedergli trucchi e segreti. E non sottovalutate questa cosa, non pensate, le persone che ce l'hanno fatta, come si suol dire, sono ben disposte a condividere con gli altri le loro non le loro passioni, ma quello che hanno imparato loro. Aiutare gli altri a raggiungere la stessa ricchezza loro, perché non è proibitivo, e no. La gente che ha raggiunto questi livelli ti aiuta anche volentieri. Poi certo, c'è pure quello che non gli piace condivide, volete tenere tutto, è un punto, ma la maggior parte delle persone condividono, però ti aiutano, non è che ti dicono investi questo qua, però ti fanno capire come fare, come muoverti, perché dobbiamo arrivare a migliorare il nostro mindset, no? E se non lo facciamo con le persone giuste, da soli è più difficile. Sì. Ovviamente l'obiettivo principale, l'abbiamo detto da prima, dall'inizio del video in poi, è porti degli obiettivi. E quello principale è passare dai quadranti di sinistra a quelli di destra. Quindi, mi raccomando, dovete avere una prospettiva chiara sui modi per guadagnare, quindi capite bene quali sono questi quadranti, dove siete voi, cosa volete raggiungere. Pianificate ponendovi degli obiettivi insieme a quelli della libertà finanziaria, ma ci passa in mezzo questo nel raggiungere la libertà finanziaria. Pianificate gli step per raggiungere la libertà, no, per raggiungere i quadranti T
Ehi. Esatto, perché quello è il nostro obiettivo finale. Poi aggiungerei che questo di capire in che quadrante siete, di capire che persone vi circondano, quali sono le 5 persone che frequentate più e in quale quadrante volete arrivare, è lo step essenziale per raggiungere la libertà finanziaria. Detto questo, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!